Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una penna vintage, una penna degli anni 55-60, la Radius Extra Lady. Lady perché era rivolta a un pubblico femminile, una penna di quelle piccole, come potete vedere, una penna corta, una penna dedicata, una penna da borsetta, una penna da pochette, una penna che senz'altro calzava meglio nelle mani piccole, così venivano prodotte allora per le nostre amate signore. In realtà, per esempio, a me le penne piccole piacciono molto, così come presumo ci siano delle donne che apprezzano molto le penne anche di dimensioni un po' più generose. Il corpo è in celluloide, una celluloide verde, verde scuro, e molti esemplari sono prodotti con questo tipo di livrea. La penna non è una penna così in ottime condizioni estetiche, perché qualche piccolo aggiustamento lo denuncia. Per esempio, la veretta si vede che è stata un po' restaurata, e anche la clip non ha perso un pochettino, insomma, la sua capacità di chiudersi e di rimanere aderente al cappuccio. Cappuccio a vite, ma la cosa interessante di questa penna è questo cappuccio che c'è a nascondere parzialmente il pennino, rende per così dire il pennino quasi annegato nello chassis della penna, ma in realtà non è così, perché basta svitarlo. È proprio fatto in questa maniera per essere svitato. Eccolo qua. Il pennino ora lo abbiamo in evidenza. Questo è il pezzo che va a proteggere parzialmente il pennino per le operazioni di intinzione. La penna, infatti, di intinzione, ovviamente di carica, la penna è una penna di quelle a bottone pulsante. Si svita il fondello ed ecco che spunta il bottone, il pulsante con il quale avviene la carica, oppure possiamo sciacquare, spurgare l'inchiostro. Adesso l'ho riavvito, visto che l'avevo caricata. Sul fusto della penna c'è riportato in verticale Radius Extra. Difficile che io riesca a farvelo vedere, però ci proverò. Eccolo qua, ma è veramente difficile che si possa apprezzare. Radius Extra, è scritto in verticale. Radius Extra, come forse ormai sapete, era la produzione quella un pochettino più bella delle Radius, che faceva parte del gruppo Safis e che ha prodotto davvero tante tante penne. Come se la cava questa piccola penna, ma tutto sommato con un nome importante alle spalle? Perché Radius, sapete che ha fatto delle penne molto belle, sia dal punto di vista della celluloide, quindi del corpo, che anche come qualità di scrittura. Deepsea Green, che è uno degli inchiostri che mi piace molto. La gradazione del pennino di questa penna direi che potrebbe essere un F, non di più e non di meno. Non è un extra fine, è un pennino molto morbido, molto pronto ad essere utilizzato sia, vedete, anche nei tratti quelli difficili. Scrive con appena un po' di rumore quando va a vergare la carta. Scusate, 55-60, risulta molto rapida, anche molto scorrevole, molto scorrevole. In realtà non ha, al di là delle mie aspettative, non ha alcun elemento di flessibilità il pennino. È un pennino abbastanza rigido, però molto, molto ben lavorato e morbido, per cui è arrotondato bene, per cui vi dicevo, molta scorrevolezza, si scrive senza fatica, fatica zero, però dal punto di vista della flessibilità niente, non c'è una variazione di tratto, ed è meglio, insomma, nemmeno sforzarlo troppo per evitare dei danni. È
La penna è piccola, ora voglio confrontarla con qualche altra penna stilografica che ho per capire le reali dimensioni, ma mi sembra appena più grande di una Mozart, più piccola della Astura Nova. Voglio vederlo subito insieme a voi. Ed infatti, come mi ricordavo, guardate, è appena appena, vediamo, senza cappuccio più... Ah, scusate, l'ho aperta male. Ma che sono praticamente identiche la Montblanc Mozart e la Radius Lady. E anche ho trovato che, nonostante il fusto sia invece maggiore, è molto simile come lunghezza complessiva alla Omas 555F, molto spesso identificata anche come Omas Lady, proprio perché è dedicata e rivolta anche questa ad un pubblico femminile. La Astura Nova, invece, che vi dicevo, è senza dubbio un pochettino più lunga, questione di 1 centimetro, non di più, ma come vedete eccede un pochettino le altre due. Per gli appassionati del vintage è una penna che senza dubbio presenta queste caratteristiche apprezzabili sia nella sua costruzione che anche nel sistema di caricamento, e un po' come è lecito aspettarsi da una Radius, il gruppo scrittura è un gruppo che fa bene il suo lavoro, molto, molto piacevole da essere utilizzato, un bel pennino, non è, come vi dicevo, un pennino di tipo flessibile. Le cose, le incisioni che troviamo sul pennino, che però sono apprezzabili solamente svitando questa copertura, riportano le incisioni Radius, scusate che lo pulisco così ve lo faccio vedere. Non so se ci riesco perché non è facile. Riporta l'incisione Radius Superior. Purtroppo il Superior è un po' annegato nello chassis del gruppo scrittura. Comunque, indubitabilmente è una Radius Superior, quindi extra o comunque con pennino Superior, quindi era la qualità proprio dei prodotti migliori che veniva così marcato una volta uscita dalla fabbrica. Una penna piccola, una penna che può arricchire la vostra collezione, e perché no, insomma, una celluloide che fa sempre la sua bella figura, anche se non lascia, diciamo, trasparire alcuna velleità di tipo artistico, perché come vedete è monocromatica, un verde scuro, quasi un giada scuro carico, non è affatto male, non è affatto male. Grazie a tutti voi amici, vi aspetto ai prossimi video di Marco Chiari. Ciao ciao!